Con Emilio Martucci qui ci stiamo avvicinando alla, verso la fase finale del congresso dell'Associazione per la Grande Napoli e abbiamo ascoltato l'intervento e in parte anche ripreso di Emilio, un intervento un po' in linea con l'intervento che abbiamo ascoltato al congresso di Radicali Italiani a Chianciano, veramente un intervento anima e core, molto oltre che critico su certe cose, anche molto si è sentito molto coinvolto, molto pathos. Emilio, questa situazione tu la soffri molto? Si tratta di soffrire molto, siamo tutti radicali, e diciamo che la speranza è che questo lo si capisca. Qua non c'è nessun nemico dell'amnistia, non c'è nessun antipannelliano, siamo tutti radicali. Ci ho premesso la critica che io faccio alla dirigenza di Radicali Italiani è proprio quella, come dire, di sottovalutare quello che è il lavoro che la militanza può fare, che le associazioni sul territorio possono fare. Sembra quasi che si abbia paura e quasi disprezzo per le associazioni sul territorio. Le associazioni sul territorio, se non crescono, questo è un movimento che va a finire, e si resterà sempre di meno. A volte penso, no? Storicamente i radicali hanno avuto alle elezioni, per dire, percentuali del 2%, del 3%, dell'1,5%, sono percentuali che si sono in effetti ripetute negli anni, no? E si è data spesso la colpa dell'insuccesso radicale alla cattiva informazione. Tutto vero, concordo pienamente, ma ultimamente le ultime, diciamo, prestazioni elettorali, l'ostracismo informativo è stato sempre lo stesso, però si è passati dall'1,5 allo 0,2. Qualcosa non va in questa gestione e io questo lo individuo, noi come associazione lo individuiamo proprio nel non rispetto delle associazioni radicali sul territorio, perché l'unico modo perché questo movimento possa crescere, possa aggregare, possa cercare di convincere le persone che di volta in volta si avvicinano alle nostre battaglie, alle nostre iniziative, è proprio quello di lottare sul territorio, se no non si capisce. Penso che è come temo non lo si sia capito. Penso che e questo sia l'errore. E qui, la rabbia, qui la delusione. Però questa è una cosa propositiva e spero, mi auguro, proprio perché siamo tutti radicali, che venga compreso questo, venga super, e queste non manco differenziazioni politiche, ma queste posture vengano cambiate. Emilio, con la nuova segreteria di Rita Bernardini avete già avuto dei contatti? Abbiamo avuto dei contatti telefonici, telematici, eccetera, però Rita cosa si può criticare a Rita? Rita è una radicale storica, è una persona che ha fatto tanto per questo movimento, che si è battuta da militante, da deputata, da dirigente. Il problema non è Rita Bernardini, il problema è come si è arrivati alla candidatura e all'elezione di Rita Bernardini. Questo è il vero problema, perché una segretaria di Radicali Italiani che viene eletta con 100 e poco più voti denota un malessere. E una volta eletta, no? Magari ci si aspetta che le associazioni sul territorio vengano più accarezzate,
vengono più coccolate, ma cosa che non, attualmente non è stato fatto. Per cui, ripeto, nessuna, cioè, alla persona Rita Bernardini ci mancherebbe altro, cioè, nessuno è titolare, lei è la radicale storica, lei ha fatto spesso la politica radicale, cioè è portato avanti, ma il problema, ripeto, è come si è arrivati alla candidatura Rita Bernardini. E voglio ribadire che proprio qui l'anno scorso noi associazione radicale per la Grande Napoli e anche altre associazioni in Italia l'hanno invitata a partecipare ai vari sit-in che si sono svolti fuori le carceri, ai dialoghi con i vari presidenti dei tribunali di sorveglianza. Quindi, cioè, quando si dice che i radicali italiani a gestione Mario Stadevini era vicina alle lotte per l'amnistia di Marco Pannella, si dice una grande fesseria. Emilio, molto chiaro, e niente, a questo punto ti auguro un buon congresso per la parte terminale, vedremo un po' come si articolerà per le candidature. Va bene, non si sa ancora. Grazie.